l'obiettivo di questa sezione è farvi vedere le caratteristiche fondamentali, i principi base che uno sviluppatore deve seguire nell'approcciarsi a questo mondo. Poi un ciclo if-else o qualche altro sistema non è nulla di impossibile da imparare. Comunque vedremo alcune caratteristiche in un esempio pratico preparato, e se ci sarà tempo anche possibilità di vedere qualcosa magari live. Sviluppo. 5 elementi, diciamo 5 punti evidenziati. Il primo è il dispositivo, cioè proprio io sono uno sviluppatore, la mia applicazione ha queste caratteristiche, come mi posso relazionare ai dispositivi attualmente in commercio? La seconda è la compatibilità, un tema che è emerso da alcune domande, cioè la possibilità di creare un'applicazione che vada a coprire il più ampio mercato possibile, perché c'è un interesse da fornire questo servizio. Il secondo è la grafica, dedicata soprattutto all'approccio retina-non-retina, quindi gestire due risoluzioni e due potenzialità diverse dello schermo. Il quattro, il più dolente di tutti, è il problema della memoria. È un problema che probabilmente farà dannare qualunque sviluppatore che si approccia a questo mondo. È un problema dovuto sostanzialmente alle caratteristiche dei telefoni con cui noi andiamo a sviluppare la nostra applicazione. Non sono dei server, hanno una potenza di calcolo sicuramente interessante rispetto ad anni passati e ai telefoni che c'erano prima. Hanno anche una certa quantità di memoria, però sappiamo tutti che la memoria vola via piuttosto velocemente e questo è un problema che è molto importante su questi telefoni, e vedremo poi bene in dettaglio queste caratteristiche. La quinta tratta gli elementi e vedremo semplicemente come si dividono i framework principali. Andiamo sui dispositivi. Posso creare un'applicazione che è al momento stesso compatibile con iPhone e iPad mantenendo un unico codice sorgente, un'unica submission, un'unica approvazione? Sì, è possibile. Abbiamo tre possibilità in realtà. La prima è proprio quella che viene definita iPhone App, è una caratteristica che si definisce nel codice sorgente, io dico che la mia applicazione è orientata agli iPhone e agli iPod Touch. Da questo punto di vista si chiama iPhone App, ma non c'è differenza a livello di device, le caratteristiche sono più o meno simili. La curiosità, tra virgolette, di questa modalità è comunque la compatibilità con iPad, in quanto, come abbiamo già anticipato nella prima parte, l'iPad permette di scaricare dall'Apple Store e di sfruttare applicazioni pensate espressamente per iPhone, visualizzandole come se fosse un simulatore, sostanzialmente una schermata al centro che è delle dimensioni di un iPhone, che riporta l'applicazione sviluppata. Ovviamente questo non è il massimo per la user interface per un utente, l'ideale è fare un'applicazione per iPad. Possiamo fare solo un'applicazione per iPad, in questo caso purtroppo un iPhone diciamo non ha la possibilità di vedere un'applicazione iPad, come succede invece al contrario. Perché? Perché in questo caso le caratteristiche dello schermo e di funzionalità sono diverse e quindi se con l'iPad si può vedere un'applicazione iPhone non è possibile il contrario. È possibile però da questo punto di vista fare la cosiddetta Universal App. Che cosa significa? Significa inserire all'interno dello sviluppo del codice sorgente tutta una serie di accorgimenti che permettono alla nostra applicazione di riconoscere la tipologia di device su cui sta girando.
esiste, lo vedremo anche nell'esempio, proprio un metodo che permette di capire se si tratta di un iPhone o un iPad. Se si tratta di un iPhone, mostrerò la mia grafica 960x640. Se invece si tratta di un iPad, mostrerò un'altra interfaccia. Ora, pausa. Nel senso che questo è un punto fondamentale a livello di sviluppo. Perché io devo fare una Universal App? Quale interesse ho a fare una Universal App? Beh, pensiamo ad esempio a un gioco. Chi ha Android ma anche iOS conosce sicuramente Angry Birds. Angry Birds è un'app che gira sia su iPhone che su iPad. Qual è la differenza sostanziale tra i due dispositivi? Nessuna. È un gioco, le caratteristiche di interazione sono sempre le stesse, bisogna lanciare degli uccellini il più lontano possibile e distruggere delle strutture, però l'unica cosa che veramente cambia è uno schermo di dimensioni diverse. Una volta è 1024x768, l'altra volta è 480x320. Però il motore che gestisce l'animazione, il motore che ci permette di proseguire nel gioco, di sbloccare risultati o di ottenere punti, è sempre lo stesso. Quello che cambia è il presentation layer, il livello più alto, che può essere facilmente gestito con immagini diverse, con dei controlli completamente diversi, oppure mettendo dei vincoli nello stesso view controller, sostanzialmente. Dov'è che invece la Universal App non conviene? Non conviene nel momento in cui, ad esempio, noi comunichiamo, per dire, delle notizie. Perché non conviene? Perché su iPhone la struttura generale, chi è un utilizzatore di questo device lo sa, ad esempio di tutte le applicazioni di notizie, è piuttosto vincolata. Perché? Perché lo schermo è quello, è un 3,5 pollici, non abbiamo grandi spazi e quindi l'ordinamento è il classico elenco con l'immaginina da una parte, il testo dall'altra, io clicco ed entro nel dettaglio. L'iPad invece apre un altro mondo. È la possibilità di avere una struttura completamente diversa e poter fornire all'utente una user interface completamente diversa, magari molto più interessante, sfruttando proprio le dimensioni dello schermo. Quindi perché su iPad fare un'altra lista con un'immaginina qui, il testo qui lontano, quando invece posso fare molto più interattivo, elenco di notizie, notizia centrale, subito ben visibile. Quindi la domanda qua, quando si parte sullo sviluppo, è capire che cosa conviene fare. Conviene fare una Universal App e sacrificare la user interface per un utente, iPad, immaginiamo, oppure sviluppare due applicazioni distinte. Purtroppo in questo caso si tratta veramente di due applicazioni distinte, dove si può sfruttare magari alcune parti che possono essere, non so, la lettura delle notizie, le connessioni al server, però poi significa disegnare sostanzialmente un'interfaccia diversa. Il problema si amplia ancora di più nel momento in cui, come sapete, i telefoni, anzi, vogliamo realizzare un'applicazione che è, diciamo, disponibile sia in portrait che in landscape. Per chi non conoscesse, diciamo, il significato, questo è il portrait, cioè il device tenuto in senso verticale, mentre il portrait è orizzontale. Da questo punto di vista, molto spesso e per molte applicazioni, già questo passaggio implica il design di due applicazioni diverse. Perché nella versione portrait posso avere il menu in alto e tutte le mie notizie che scorrono. Nella versione landscape ho più spazio in orizzontale, per cui magari tendo a mettere un menu di lato e la parte centrale con le informazioni. Quindi la complessità aumenta sempre di più e poter soddisfare l'utente nel miglior modo possibile a livello di user interface crea delle complicazioni sempre maggiori. Questo è uno snodo fondamentale.
A me capita molto spesso di parlare con clienti che mi chiedono ma che cosa mi conviene fare? E qua bisogna cercare di capire come si vuole approcciare il cliente. L'iPad permette tante diciamo, potenzialità a livello di user interface, ha tanto spazio, non si è costretti in una piccola finestra, perché non sfruttarlo? A meno che ovviamente sia un gioco in questo caso, e avere uno schermo così piccolo, uno schermo così grande cambia poco, semplicemente vedrò lo schermo o il mio schema di gioco un po' più grande. Quindi questo rappresenta la prima caratteristica fondamentale, soprattutto per rispondere almeno nella prima parte alle tante domande che ho ricevuto in termini di vorrei essere su più device possibili, su più piattaforme possibili. La complessità aumenta sempre di più. Altro punto, la compatibilità. Mi è stata fatta una domanda, sia dal punto di vista dell'hardware. Io voglio sfruttare una caratteristica hardware del telefono che ho in questo momento, magari il giroscopio come dicevamo prima, ma se voglio comunque dare la possibilità a un mio utente di scaricare lo stesso l'app, sono costretto a pubblicare un'applicazione che è utilizzabile soltanto da utenti con l'ultimo sistema operativo? Allora, la risposta ovviamente è no. C'è la possibilità, nella prima riga lo leggiamo, di specificare una versione minima di sistema operativo. Sempre ritornando al discorso di prima e il confronto tra il mondo editoriale e il mondo dei giochi, il mondo editoriale ha un grande vantaggio nel cercare di essere più presente possibili su più device possibili, su più piattaforme possibili, perché ovviamente il pubblico e la massa critica sono il suo business. Dal punto di vista invece del gioco, ad esempio, essere retrocompatibili ha una valenza minore. Perché? Perché il giocatore accanito, io lo sono, lo metto anche per esperienza, tende ad aggiornare sempre il telefono, tende ad avere sempre l'ultima applicazione. Se per caso l'ultima applicazione è compatibile solo con un sistema operativo, magari aggiorno anche il sistema operativo perché quel gioco mi piace e ci voglio continuare a giocare. Da questo punto di vista l'approccio è diverso, l'approccio è quello di creare una base utenti, no, a cui interessi la mia applicazione e poi cercare di rendere questa esperienza il più accattivante possibile. Dover fare un gioco un po' meno accattivante, con qualche funzionalità in meno, soltanto perché voglio che un paio di utenti che hanno il 3.1.3 possano giocare al mio gioco, bisogna pensare bene se effettivamente sia una corretta scelta di business da questo punto di vista. Lo capisco molto di più per Facebook o per Repubblica. L'altra importante caratteristica in termini di compatibilità è la possibilità a livello di codice di gestire eccezioni hardware. Intanto partiamo da una prima importante questione. Nel momento in cui creo la mia applicazione in maniera diversa dalla, diciamo, Android che avete visto magari in precedenza, è possibile specificare oltre al sistema operativo determinati requisiti hardware. Quindi posso dire che la mia applicazione funziona soltanto se ha la fotocamera. Perché? Perché sono un lettore di QR code e cosa me ne faccio di un dispositivo che non ha la fotocamera? Ovviamente non mi interessa. Esplicitare questi vincoli in fase di sviluppo dell'applicazione significa anche avere un vincolo stretto sull'Apple Store, in quanto viene effettuato un filtro nel momento in cui l'utente tenta l'aggiornamento e se il mio device non corrisponde alle caratteristiche che ha che è definito il publisher, lo sviluppatore, mi compare un alert che mi dice guarda, questa applicazione necessita di iOS 4.0, se non ti aggiorni purtroppo non puoi sfruttarla, e quindi abbiamo proprio un limite, l'utente non la può scaricare.
Come qualcuno mi ha chiesto, se io invece volessi continuare a mantenere la mia compatibilità anche con dispositivi più vecchi, magari togliendo un servizio, non fornisco, immaginiamo che sono un'applicazione di auto, oppure che sono un'applicazione che sfrutta la fotocamera per mandare una foto. Comunque voglio che l'utente possa iscriversi, possa partecipare al mio network, possa comunicare agli utenti. Perché vietarglielo? Bene, è possibile sfruttare all'interno del codice delle condizioni che verificano se il device ha una determinata caratteristica, la fotocamera, oppure ha un determinato sistema operativo, 3.0, e mandarlo da una parte se la condizione è vera, dall'altra parte se la condizione è falsa. Vi faccio un esempio che mi è capitato di trattare, era la richiesta di realizzare uno specchio per iOS. Ora, lo specchio non si può realizzare, ovviamente non esiste. Qual è il trucco dello specchio? È la fotocamera frontale. Ma la fotocamera frontale c'è soltanto dal 4G in poi. Che cosa succede? Allora, da questo punto, un'alternativa è semplice. Da una parte, se si hanno le caratteristiche specifiche, si attiva la fotocamera frontale. Dall'altra, faccio un trucco, mostro un effetto argentato che un po' fa il riflesso tra schermo e tutto e sembra uno specchio. Peggioro sicuramente la user interface perché è un sistema operativo vecchio, però comunque è una funzione, magari una funzione su 10. L'utente potrà continuare ad usare la mia applicazione. Dal punto di vista della compatibilità abbiamo più o meno individuato tutti i punti. Vediamo quelli relativi alla grafica. Come abbiamo già identificato nella lista dei device, esistono due tipologie principali di schermi. Lo schermo normale, prima valeva solo per l'iPhone, adesso purtroppo vale anche per l'Etina, purtroppo tra virgolette. Adesso c'è l'iPhone e l'iPad con schermo normale e schermo retina. A livello di codice, questa differenza viene gestita praticamente automaticamente. Esiste un pattern, diciamo, che permette al codice sorgente di pescare un'immagine per uno schermo e un'immagine per l'altro. Lo vediamo nella terza riga, che è immagini retina. Ovviamente il requisito è che la dimensione sia doppia, perché lo schermo retina è esattamente il doppio a livello di risoluzione dello schermo normale. L'idea è di caricare all'interno delle risorse del nostro progetto due versioni, stesso nome, ma con un prefisso, con un suffisso, scusatemi, diverso per una delle due, che è @2per, che sta a significare a livello di codice questo: io dichiaro la mia immagine come in questo caso image. Quando il codice sorgente leggerà la mia riga di codice e sa che è un schermo retina, andrà a cercare all'interno delle mie risorse un'immagine con quel nome. Se la trova, mostrerà l'immagine a quella risoluzione, con una grafica ovviamente molto più interessante per quello schermo. Altrimenti effettuerà un resize hardware dell'immagine. Purtroppo da questo punto di vista, per chi si occupa un po' di grafica lo sa, finché si comprime un'immagine molto grande in un'immagine più piccola, le potenzialità, le capacità, diciamo, di resa sono ancora ottimali. Se si parte da un'immagine piccola e si vuole farla più grande, purtroppo non funziona nello stesso modo. Partiamo da un presupposto fondamentale. Il Mac è conosciuto per avere delle ottime capacità grafiche e degli ottimi framework di interpolazione 2D e grafica di tutti i livelli. Alcuni di questi framework, una versione ad esempio è Quartz, che si occupa poi del rendere in PDF o di altre animazioni 2D, è all'interno del telefono. Quindi non sempre l'ottimizzazione non è lineare, ma c'è un lavoro proprio di ridimensionamento delle immagini col motore
di rendering 2D. Da questo punto di vista non hai scelta. Se tu non hai caricato l'immagine retina, lui ti mostra quell'immagine là ridimensionata e fa l'interpolazione. Non esiste purtroppo alcun vincolo. Quando si lavora e si disegna un'applicazione, si pensa come se fosse uno schermo normale. Io non penso in 960x680. Io penso come uno schermo normale, 320, 480, tutto il lavoro è concentrato nel disegno del layout con le loro dimensioni, che il sistema raddoppierà, diciamo, in accordo con quanto definito, e le immagini. Se non ci sono, il lavoro lo fa comunque l'hardware, ma vi assicuro che chi ha provato applicazioni non pensate Retina se ne accorge di questo lavoro. Oppure facciamo un lavoro aggiuntivo, disegniamo delle immagini appropriate, le ridimensioniamo secondo un determinato criterio, si può arrivare anche addirittura a disegnarle diverse, nessuno ci vieta. Diciamo che potrebbe essere non sempre un comportamento corretto e approvato. E quindi sarebbe un approccio possibile mettere le immagini vettoriali e fare in modo che in realtà vengano convertite, oppure non è fattibile per l'hardware? Non è possibile inserire immagini di quel tipo. Come vedi, anche dal punto di vista della resa, sono PNG e comunque il sistema le rasterizza, diciamo, sostanzialmente. Non c'è una trasformazione, a meno che non sia sostanzialmente una trasformazione sfruttando il motore, diciamo, di animazione. Ti faccio un esempio, mi è capitato di approcciare un'applicazione che mostrava sostanzialmente delle carte, e in realtà in questo caso si è scelto per vari motivi, Universal App eccetera eccetera, di non lavorare su una doppia immagine, perché l'utente poi deve scaricare due volte la stessa cosa, io sono un utente normale, mi costringe a scaricare un'immagine, cioè, cosa succede? Si scarica un'immagine e si sfrutta Quartz, il motore, per ridimensionarle secondo le esigenze specifiche per una versione o per l'altra. In realtà la domanda che nessuno mi ha fatto, ed effettivamente magari non era così importante, però è relativa al fatto che la risoluzione delle immagini da creare sia soltanto 72 dpi. È una qualità praticamente web da questo punto di vista, nonostante ci ritroviamo degli schermi anche nella versione più basica, quella 480x320 dell'iPhone, che arriva fino a 137 ppi, comunque una risoluzione ben superiore. Il problema è questo: a livello di design e di interface su iOS, quello che conta è la dimensione. Non importa il DPI della mia immagine, conta quanto questa è grande. Se è grande 320x50 verrà resa bene. Il DPI non importa, anche perché, come vedete dalla prima riga, il formato consigliato è il PNG. Il formato PNG, nel momento in cui viene esportato, sostanzialmente perde l'informazione del DPI e viene manipolata dal Graphics, il framework che si occupa, diciamo, della trattazione di tutto il design, come se questa informazione non esistesse. La stessa Apple, cioè chiunque crea interfacce da questo tipo, non deve creare in base ai vari DPI, eccetera. L'importante è che l'immagine rispetti la dimensione corretta. Se per un Retina, doppia dimensione. Andiamo avanti e andiamo sul problema principale in fase di sviluppo dell'applicazione. Entriamo un po' sui tecnicismi. Che cosa succede? iOS come sistema di sviluppo, diciamo come sistema operativo, non è nient'altro che una derivazione del padre per Mac. È una versione che però, a differenza del suo padre, non ha la garbage collection. Sostanzialmente, che cos'è la garbage collection? Il problema di tutti i sistemi informatici è che le risorse sono scarse.
la memoria compresa. Con un sistema di garbage collection esiste un'operazione che il sistema continua a fare durante l'esecuzione dei programmi e che va a scandagliare la memoria e a trovare tutte quelle zone della memoria non più utilizzate. A quel punto l'elimino, libero spazio dalla memoria e tutte le altre applicazioni possono sfruttarla per le loro esecuzioni. È un processo runtime eseguito nel mentre che le applicazioni stanno andando avanti, quindi occupa diciamo, potenza di calcolo, risorse. In Objective-C, in iOS questo stesso sistema non esiste. Non esiste e il vincolo fondamentale per chi vuole sviluppare sul mobile in linea generale sono proprio le risorse. Non abbiamo un computer, abbiamo un telefono e la memoria è limitata. Da questo punto di vista iOS sfrutta un approccio diverso, sfrutta una delle caratteristiche innate di Objective-C. Ogni oggetto che viene trattato in Objective-C ha una proprietà, il retain count. Sostanzialmente è un contatore che tiene conto di quanti elementi fanno riferimento all'oggetto in questione. Questo cosa significa? Che se il mio contatore è 2, due oggetti fanno riferimento al mio oggetto in questione. Se fanno riferimento, non posso liberarlo dalla memoria, perché significa che da un momento all'altro, quando questi oggetti lo richiamano, troveranno un vuoto e l'applicazione fa il classico errore su iOS e si chiude. Inspiegabile sotto certi punti di vista, ci sono vari modi per cercare di capirlo, ne parlavo con qualcuno e si chiamano gli zombie, sono proprio diciamo degli oggetti speciali che occupano tutti gli spazi della come un gemello del vostro oggetto che non muore mai. Se viene chiamato perché il nostro oggetto è stato rilasciato, allora c'è un problema, un grosso problema. Che cosa succede? Io ho un contatore che quando arriva a zero significa che il sistema operativo, anzi in realtà l'autorealize pool, che poi è un semplice gestore della memoria, libera questa informazione dalla memoria e la rende disponibile per altri oggetti. Quindi qual è il discorso? Lo vediamo qui in questo schema preso direttamente dalla documentazione di Apple che dedica un intero PDF al memory management. Quello che vedete con allock, init, retain, release, copy sono in realtà dei metodi che ci permettono di diventare diciamo padroni di un oggetto, crearlo, allock, init, di tenerlo in memoria, retain, oppure di liberarlo. Questo cosa significa? Che è lo sviluppatore che si deve preoccupare di segnalare all'applicazione, anzi in realtà al sistema operativo, che un certo oggetto non ci serve più. Qual è il problema? Lo capite? Se io lo rilascio nel posto sbagliato, ho fatto un errore e la mia applicazione crasha. Quindi questo rappresenta un'ulteriore difficoltà nello sviluppo. Perché? Perché non solo mi devo preoccupare di fare bene le cose, devo anche fare bene la cancellazione di queste cose. Devo preoccuparmi di avere sempre abbastanza memoria perché la mia applicazione possa girare. Altrimenti il sistema non dà scampo. O chiude l'applicazione, che da un certo punto di vista può anche essere una buona cosa, fa quasi meno danni, ma in altri casi può semplicemente, deliberatamente, cancellare alcune delle vostre informazioni. Si chiama una chiamata per un problema di memoria, sostanzialmente. Viene chiamato un metodo dalla vostra applicazione, senza alcun scrupolo, cancello quello che posso. Se ci riesco, continuo. E magari vi ritrovate con un'applicazione con lo schermo bianco. Altrimenti l'applicazione non ce la fa più e si chiude. Questo potete capire è un grosso problema, perché comunque
Non sempre è facile sapere dove si è fatto l'errore. Finché sono 20, 30, 50 righe di codice, magari può anche essere semplice. Quando iniziano a diventare tantissime, la questione si fa un po' più difficile. Quello che posso dire è che non tutto così è così brutto. Esistono degli strumenti che ci permettono di capire più o meno, le zombie ad esempio è uno di questi, dove stiamo facendo un errore. Qualcuno, magari distratto, potrebbe obiettare, ma allora io non lo rilascio mai. Io alloco 50 oggetti, non li tolgo mai dalla memoria. Non è un processo corretto, perché come vi dicevo, poi l'applicazione non ce la fa più e quindi viene chiusa comunque. Qualcosa che ci può aiutare nella definizione del nostro codice sono quattro regole. Le ho riportate in inglese perché questo è un vero copia e incolla delle regole che porta Apple nella prima pagina del Memory Management. Noi abbiamo la possibilità di creare gli oggetti oppure di copiare sostanzialmente degli oggetti già creati. In questo caso, Apple è perentoria, siamo noi i responsabili di questi oggetti. Se io l'ho creato, allocato, inizializzato in memoria, è mia responsabilità toglierlo dalla memoria al momento opportuno. Questo vale ovviamente anche per il copy. Se invece non ho creato questo oggetto, non sono io l'owner di questo oggetto, non posso rilasciarlo. Perché qual è il problema? Se il sistema ha allocato un oggetto, il contatore diventa 1. Se io forzo il rilascio, anche se non ne sono responsabile, il contatore scende a 0, va via dalla memoria e quando il sistema lo richiamerà, l'applicazione andrà nuovamente in crash. Quindi questo è importante. Se sono l'owner, la responsabilità è mia. Se non sono l'owner, non lo è. Vedremo anche che esistono alcuni metodi sostanzialmente che aiutano lo sviluppatore e implicitamente creano un oggetto senza doverlo allocare in memoria. Cosa significa? Faccio un esempio, posso allocare una stringa e inizializzarla oppure sfruttare dei metodi di servizio che non lasciano a me l'ownership dell'oggetto ma la lasciano al sistema. Significa che non devo occuparmi del rilascio. Sarebbe bello un mondo dove tutto fosse così, però non è possibile. Alcuni metodi, alcune funzioni, alcuni elementi, una label per esempio, dobbiamo per forza allocarla in memoria e inizializzarla noi e quindi è nostro compito toglierla al momento giusto. Le ultime due regole sono appunto la sintesi di quello che ci siamo detti. Se io sono l'owner di un oggetto, la responsabilità è mia, rilasciarla quando non mi serve più. Se invece non sono io il creatore, allora da questo punto di vista non ho interessi, anzi mi devo guardare bene da fare un release. Una delle ultime novità introdotte con l'ultima versione sostanzialmente di Xcode e dell'ambiente di sviluppo è una nuova funzionalità che si chiama ARC. ARC è l'acronimo di Automatic Reference Counting, cioè un contatore automatico delle referenze. Attenzione, questo non è una garbage collection, non è come dicevamo prima, una funzionalità che viene eseguita nel mentre che il sistema operativo sta facendo altro. È una funzionalità che viene implementata in fase di compilazione. Che cosa fa? Col nuovo compilatore l'applicazione legge il nostro codice ed inserisce automaticamente, secondo la propria opinione e secondo, diciamo, a volte anche in maniera molto più corretta dello sviluppatore, esattamente le funzionalità per rilasciare l'oggetto. È come se facesse una parte del lavoro per noi. Dove dovremmo scrivere di rilasciare un oggetto, lo scriverà il compilatore, dove lo riterrà opportuno, ovviamente. Questo che cosa significa?
che sviluppare, ad esempio, utilizzando Arc, che è un'opzione che possiamo definire all'inizio della definizione di un nostro progetto, ci permette di risparmiare un po' di lavoro, di essere un po' più tranquilli lato memoria. Però iniziamo subito alla terza riga, vedete c'è già un piccolo problema, ci sta già limitando la compatibilità. Anzi, in realtà quella che ho riportato io, la 4.0, è una compatibilità che non è proprio corretta. Se volessimo sfruttare appieno tutte le caratteristiche di Arc, la definizione degli oggetti in tipologia weak o varie altre proprietà, la compatibilità arriva a 5.0. Significa che sotto non possiamo scendere. Potete ben capire che questo è un altro vincolo. Mi salva lavoro, però poi la mia applicazione ha dei limiti. L'ultima slide, veramente, non vi tedio più da questo punto di vista, tratta gli elementi. Io da questo punto ho preferito non concentrarmi su 40-50 slide che vi presentano tutti gli elementi. Chiunque un po' approccia, cioè abbia approcciato, scusate, lo sviluppo in qualunque linguaggio, oppure da iOS, Android e via dicendo, sa che cosa sono gli array, sa che cosa sono le stringhe, sa come si chiama un bottone, magari su iOS si chiama WeButton, su Android si chiama in un altro modo. Però sostanzialmente qual è la cosa fondamentale? Ogni framework ha delle classi. iOS in questo caso ha tantissime classi dedicate alla user interface. È stato pensato proprio perché tutte le applicazioni sviluppate da terze parti mantengano un certo stile unico nelle applicazioni. Non a caso, vi faccio un esempio per chi conosce il sistema, la tab bar, insomma la barra nera in basso con una serie di pulsanti che corrispondono a una serie di sezioni della nostra applicazione, è uguale sull'applicazione di Apple iTunes, è uguale se andiamo in un'altra applicazione. Stessa cosa se sviluppiamo la nostra applicazione, vogliamo inserirci una tab bar, abbiamo un sistema fatto da Apple, sfruttiamo il loro framework, creiamo una UI tab bar e facciamo la stessa cosa. Però qual è il vincolo? Che dobbiamo farla esattamente così. Significa che, questo ad esempio è un limite, la tab bar, quando i pulsanti sono attivi, i pulsanti devono essere azzurri. Perché Apple ha disegnato la tab bar così, disattivi, grigio scuro, attivi, azzurri. Ma se la mia applicazione è rosa? È un problema. Ma non perché, ve lo dico per esperienza, sia tanto complicato rendere quei pulsanti rosa. Il vero problema da questo punto di vista è che Apple ha creato un sistema, una funzionalità della tab bar che non è soltanto una barra nera delle immagini, è un sistema che quando cambia un pulsante o l'altro gestisce la memoria. È un sistema intelligente che alloca gli oggetti, ci gestisce gli oggetti e via dicendo. Se io la customizzo, me la rifaccio da capo a questa funzione perché io voglio i pulsanti rosa, mi devo preoccupare non soltanto del colore, ma della gestione della memoria, degli oggetti. Il che significa che un lavoro che dici, ma è solo un colore, si tramuta in 3 giorni di lavoro. Oppure in problemi, perché io apro i tab, apro ancora i tab, al 10° tab la memoria non c'è più. E l'applicazione non funziona. Solo per un cambio di colore. Poi del resto ci sono tantissime altre classi, WeView controller, semplicemente un controller della vista, un controller, come dice un po' la traduzione stessa di questo nome, che intercetta i movimenti dell'utente, ci permette di fare gli swipe, i tocchi, i pulsanti, la UI label, facile, è una label. Creiamo un frame, creiamo un oggetto, gli passiamo le dimensioni, facile, da 0,0
le dimensioni, larghezza, altezza, gli passiamo una stringa ed è finita. Non è questa la complessità dello sviluppo iOS. Molto spesso, io dico questo, che la vera complessità dello sviluppo iOS è conoscere veramente bene il framework completo. Molto spesso cosa succede? Gli oggetti si evolvono, diventano sempre meglio, no? Con più funzionalità, però magari non sto attento e richiamo un nuovo metodo che però è compatibile a iOS 5. Il sistema non me lo segnala, perché quando io compilo non mi verifica con quale device voglio andare. Quindi magari dico che la web view non deve rimbalzare quando faccio il movimento di swipe. Su iOS funziona perfetto, funziona anche sul mio simulatore. La installo sull'iPhone 4.3 e crasha all'improvviso. Quindi la complessità qui è conoscere bene il framework e saperne sfruttare tutte le funzionalità. Voglio aprire il lettore, scusatemi, una mail con un oggetto, delle informazioni. C'è già, è già fatto. Voglio creare bottoni, navigation bar, tabelle. A livello grafico c'è molto e va saputo sfruttare. Se si vuole personalizzare, bisogna mettere tanta attenzione su tanti aspetti della programmazione nascosti, come vi dicevo ad esempio sulla tab bar, la gestione della memoria, che se quando è fatto dagli altri è fatto bene, quando dobbiamo personalizzarlo noi magari non ci riesce così perfetto.